Amo. Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena di macete. Comunque sì, questo film prendiamo spunto, si fa per dire, per noi, perché è volgare, prendiamo spunto, miglioriamo, cambiamo, diamo giustizia ad un animaletto che... Un animaletto della Disney? Beh. Però non Disney, no, quella è le major. No, provo, prego. Sentiamo il trailer. Torna l'elefantino più amato dai bambini. Tutte le prese in giro che ha subito a causa delle sue grandi orecchie lo hanno portato su una cattiva strada, però. Ciao, moleme! Ho detto che volevo ancora whisky e coca! Te devi contenerte! Basta! Te sono imbriago! Guarda che non sono imbriago! Sono solo allegro, dai! Fammi ancora un giro, dai! Basta! Te finirà mai! Un sequel atteso dai bambini di tutte le età! 8 milioni! Mi butto! Disegni si schiso! No! Ora che lo sei la piscina! Te sono imbriato! 8, 3, 2, 1! Walt Disney presenta... Bumbo! Ma come Bumbo? Giovanni, ma come Bumbo, il protagonista del film meraviglioso, in questo caso superato, guarda, superato. Eccoci bentornati, con Nella per la rubrica I segreti delle donne, sì. Che gli inconfessabili segreti delle donne. Parleremo delle persone che riemergono dal passato, se delle figure del suo passato che sappiamo in questo momento sta tornando in auge. Sta tornando? Allora... anche un poco così di riguardo a parlare, ma non la si stia preoccupata, non la si stia preoccupata, perché ero già sposata. Sì. No, ero già sposata, era sti miei due fiori, era Gualtiero che andava alle elementari e questo era questo bidet spagnolo delle elementari. Bidet spagnolo delle elementari? Spagnolo elementari, tanto che lo chiamavimo proprio come nome di tutti, per ricordarsi così che era spagnolo, c'era un Luis Bidel. Certo, se metti lascia stare in bosco, ma sono in Piazza Unità, mi si scarica il telefono, bah, tiro un razzo di segnalazione, certo, così la gente sa che sono là. Se tu vieni a casa mia e mostro tutti i giochi, le cose, Shanghai, Risico, un Tarabiani, no, mamma mia, ma non vedo l'ora. Tabù, c'ho anche il tabù, lo sai. Purtroppo adesso non si può, venivo di corsa, tabù no, non voglio venire, per piacere. Tornando sulla scienza, per cortesia. Torniamo nel suo argomento principale, ovvero la scienza e la biologia. Lei è un esperto di chimere, ovvero mettere insieme DNA degli animali. Beh, ho fatto queste settimane esperimenti importanti, veramente. Ho unito DNA di una gazzella, che è veloce, è snella, veloce. Giusto. Al DNA del leone, che è robusto, è forte e anche aggressivo. Sai cosa? Quindi però, veloce, aggressivo, un animale, cioè volevo fare una cosa che potesse andare anche per mare. Così, ma dai? Un galeone, si chiamava. Un galeone? E cosa è uscito? Gazzone, un gazzone, una gazza grossa, anche stupida, devo dire la verità. Uno ci rimane male anche perché non c'è dialogo, rimane un po'. No, ma poi non c'è lo stesso, non ha lo stesso carisma il nome, diciamo, galeone e gazzone. Il gazzone è meno accattivante, diciamo. E so che c'è un film che ha vinto anche un David, che insomma un premio prestigiosissimo, no, qua in Italia. Il David di Culatello. Di Donatello. Culatello. Di Culatello. Un'azienda di un salumificio, un premio meraviglioso. Ci vuole che ha vinto un David di Culatello. Va bene, quindi sentiamo con questo bel film. David, così. Ah sì, saporito. Stagionato. Proviamo a sentire quindi questo secondo trailer che ha partecipato alla mostra del cinema di Marghera. Anche se nessuno lo vede, Jack dice di avere un fratello di nome Francis. Dovevano nascere in due, ma la cellula del più forte ha inglobato la più debole. Ciononostante, non ha mai perso lo spirito.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno Jack. Buongiorno ragazzi. Ma chi ha parlato? Francis. Francis. Ciao, come state? Sì, mio fratello Francis. Non gli dire dove sto. Ma Jack, sei tu? Sei ventriloquo. Come fai? Dai Jack, ogni scherzo è bello quando dura poco. E poi, che cos'è questa puzza di merda? È Francis. Dai Francis. Francis, il culo parlante. Ma non si può fare un film del genere. Dove fare Francis il culo parlante? È assurdo. Lo conosce? Chi? Gennaro, assurdo. Protagonista di questo film. Tra l'altro ricordiamo che non utilizziamo controfigure. No. Utilizziamo controfigure. E gli animali, se dobbiamo far male agli animali, facciamo male agli animali. Non ci fingere. No, cinema, no, nella realtà del peggior. E quindi... Poi abbiamo unito il DNA dell'ornitorinco, sì, al DNA del coniglio per avere, avere un roditore palmato, che deposita le uova, così i bambini hanno sta cosa a Pasqua, sono contenti perché già l'ornitoniglio, sta cosa, praticamente coniglio che fa le uova, è perfetto per Pasqua. L'ornitoniglio? Sì, 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 il cornito, insomma, e invece... Sì, sì. È uscito purtroppo sto cornito, era, cioè, una via di mezzo il cornito. Beh, carino. Invece è uscito il rinconiglio. Il rinconiglio? Sì, si perde continuamente, si dà testate sulle uova, cioè è una tristezza, è brutto proprio. Peccato che è anche carino da vedere, però l'unico della sua specie del rinconiglio, ci possiamo fare, il capostipite è nato, peccato, e finisce la sua stirpe là, vabbè. Incominciamo il nostro viaggio partendo da una donna che ha fatto della serietà e del rigore il suo credo. È stata sindaco o sindaca di Milano e ha svolto ruoli di prestigio sempre ai vertici della società. Ma è sempre stata così? È sempre stata questa la sua vita? Sentiamo questo rifacimento di un celebre film degli anni 90. Buongiorno, vorrei degli spaghetti alla carbonara. Certo, signor, eccoli a. Ma cosa sono questi pentolini? Non potevate portarmi un piatto intero? No, questa è la proposta del giorno. Vabbè, allora mi porti un roast beef ai ferri. Eccoglio! Ma ancora? Anche la carne in questi pentolini? Ste micro porzioni, no? Ma non mi verrà a dire che anche il tiramisù... Eccoglio! Ma perché suddividete tutto? È la proposta del giorno. Ma che proposta è? Proposta in teccette. Chi sono i suoi veri genitori? E se vi dicessi che il suo vero padre era molto famoso? E se vi dicessi che il suo vero padre faceva molto, ma molto ridere? Forse la sua eccessiva serietà è semplicemente rifiuto delle origini? Poi abbiamo fatto di più, perché c'era bisogno anche di un animale, un volatile nuovo, qualche cosa di nuovo, low cost, insomma. Low cost. Abbiamo unito il DNA di un dino, sì, al DNA di un'anatra. Oddio. E a quello di un airone. Tre, addirittura, siamo stati, sì, a tre. Ok. E la stiria fa uscire sto Dianair, un uccello migratore low cost. Dianair. Dio mio. Che per risparmiare si ferma ai semafori e intanto pulisce i vetri delle macchine. Perché... Ah. C'è il dino, c'è belle, è facile, no? E grazie a questo studio abbiamo scoperto una cosa che ci ha lasciato un po' così: i dini soffrono i vertigini, cioè, come... E quindi? Cioè, arriva, va in volo? Arriva su, sì, quando arriva su proprio da airone, vola alto, sì, lui guarda giù, capisce giustamente un'ala così, e poi va giù in picchiata, se va male, vabbè, morto. Per forza, perché... E ha paura, si terrorizza, non sa che... Il Dianair non resta in volo, te blocca, ma sì, va così, aiuto, muore. Per con il quale, con questa squadra qua, che aveva presentato questa risposta alla Marvel, di cui andremo a sentire adesso un trailer breve, ma veramente intenso. La Marvel quest'anno apre le porte ad un nuovo supereroe. Una nuova saga che vi incollerà la poltrona del cinema. Ma chi è quell'uomo a forma di Luganiga? Ehi, ma spara una pastella di senape e crenda ai polsi! È proprio lui! L'uomo cragno! L'uomo cragno nei cinema. La peggior noi del cinema indipendente, abbiamo delle storie più inerenti alla realtà. Ma le foto non mentono, le prove sono schiaccianti. Letizia Moratti è indubbiamente
la figlia segreta di Staglio. Guardateli, due gocce d'acqua. È incredibile, vero? Ma è questo solo l'inizio del nostro viaggio. Letizia Moratti e la figlia di Staglio. Facciamo sentire quindi adesso un trailer, sì, risposta alle solite major che veramente gastuffa, major, la risposta delle major de mamma ho perso l'aereo. Esatto. Film mainstream, quindi mainstream, da abbandonare. Io vado. Bene, la casa è vuota, possiamo saccheggiarla. Un bambino solo a casa, due malviventi alla porta. Dream, dream. Corro subito ad aprire la porta. Chi è che viene a farmi visita? Ciao bambino, siamo due malviventi alla porta. E adesso cambiamo musica per parlare proprio di musica, un mondo che mi appartiene e che conosco profondamente. Il prossimo caso risolto vedrà come protagonista una stella del panorama musicale italiano. Cito solo alcuni titoli: Certe Notti, Una vita da mediano, Marlon Brando, Piccola stella senza cielo. Avrete di certo capito che sto parlando di Pupo. Il panico, la paura. Poca miseria, vorrei chiamare i soccorsi, ma non riesco più a pronunciare la R e mi si è sgionfata la voce per il trauma. E adesso come faccio? Non ho la R. Provo a chiamare il 113. Pronto? Polizia, i malviventi alla porta a casa mia. Sì, mi dica dove. Viva Gumula. Come? Viva Gumula 33. Dove? Viva Gumula 33. Non riesco a capirla. Mamma. Mamma. Mamma, ho perso la R. Mamma, ho perso la R. Meraviglioso. Mamma mia. Vita vera, vita vissuta, no? Stupidaggini, volgari. Ho perso la R. Dai, scherzetto. Luciano Ligabue, vi siete mai posti questa domanda? Ma da chi è stato ispirato? È un dono di famiglia? Affermativo! Possiamo oggi confermare senza possibilità di smentita che la mamma di Luciano Ligabue è Fausto Leali. Stesso stile, stesso sguardo, stessa chioma. Il dilemma è svelato. Fausto Leali è la mamma di Luciano Ligabue. Ascoltiamo questa risposta italiana delle Peugeot di un film horror famosissimo. Il nuovo thriller di Dario Argento, ambientato in uno smizza. Buongiorno, avete un quartino di bianco da portare al tavolo? No, se lo ha bevuto Mario Sus. Non importa, ci va bene anche un quartino di nero. Mi dispiace, ma l'ha bevuto Mario Sus. C'è forse del pregevole terrano? Iera. Ma l'ha bevuto Mario Sus. Vabbè, passiamo direttamente alle grappe della casa, eh? Gavevimo! Ma dopo se passa Mario Sus? Ma si può sapere chi è questo Mario Sus? Suspiria. Tensione, senta, come cresce? Luis Bidel. Luis Bidel che faceva un pochettino star, insomma. Sì, immagino, insomma, le mossette. Luis Bidel. Oh, Luis Bidel. Ragazzi di oggi, sì, meraviglioso. Sì, certo. Allora, in realtà non era il suo vero nome. Ah, no? No, il suo vero nome era Tress. Tress. Ah, beh, sì, come si faceva ogni sì, tanto. Sì, aveva questa famiglia, che aveva, era quattro fratelli. Uno si chiamava Un. Prima si chiamava Un perché aveva il genitore che ha detto semplifichiamosi la vita. Inutile che dopo non mi ricordo, giusto? Sì. Un e secondo si chiamava Dos. Dopo lui era Tres e dopo era il quarto. Che si chiamava Quattro? No, il quarto era Un Passito Pagliante Maria. Se non si fa il quinto lo chiamava Olie, penso, una roba del genere. Però quando che aveva di andare fuori da casa e chiamarli tutti. Sì, Un, Dos, Tres, Un Passito Pagliante Maria. Che bella idea questa famiglia, questa sì. Famiglia è proprio infallibile. Disney Plus presenta quindi il suo catalogo dei telefilm bellissimi. Certo, bellissimi, bellissimi. Storie vere, persone vere. Storie vere, persone vite vere. Vissute bere. Quindi noi adesso sentiremo il trailer di un telefilm che sta sconvolgendo l'opinione pubblica di tutto il mondo. Tutto. Ciò mi sta metanfetamina, mi fa l'effetto del Gutalax. Ciò non arrivo a tenir, mi svede soprassalto e non arrivo ancora in bagno. Drek in bed. Macete è un programma evidentemente prodotto da le culatte. Mole, se ciò di rosini